Ok, ragazzi, senza convenevoli, diretti sul punto, tutti quelli che sono passati di qua mi avranno sentito ripetere non so quante volte, l'ho sempre in bocca questo gioco di ruolo, lo ripeto di continuo e prima o poi bisognava parlarne e quindi volevo dire la mia opinione su Lamentation of the Flame Princess. Bomba che già mi mette in imbarazzo e non mi sento neanche lontanamente in grado di completare nella sua forma, ve ne parlo un po' per farvi capire di che cos'è, di cosa stiamo parlando, che cos'è questo gioco che continuo a ripetere di continuo. Tanto per cominciare, una cosa importante, ragazzi: Lamentation of the Flame Princess, il manuale senza illustrazioni, si può scaricare gratuitamente dalla pagina proprio di Lamentation, che è gestita da James Edward Raggi IV a Raggi. Potete andare lì, scaricatevelo, sono in inglese, ma almeno vedete che cos'è. Parliamone un attimo, ok? Lamentation of the Flame Princess, gioco di ruolo del 2013, realizzato da James Edward Raggi IV, una figura con cui mi sono sempre trovato piuttosto bene, di Helsinki. Che cos'è? È un OSR, è un Old School Renaissance puro al 100%. Basato sui vecchi D&D, ok? I primissimi D&D in cui il nano e l'elfo erano classi, ok? Per darvi un'idea molto chiara, il gioco parte con queste parole: Character Creation, Roll Ability Score. Tira 3 dadi 6 per ogni abilità, per ogni score di ogni abilità. Carisma, Costituzione, Destrezza, Intelligenza, Forza e saggezza. Non c'è presentazione, non dice che cos'è il gioco di ruolo, parte dal presupposto che tu sappia esattamente cosa hai comprato e tu sappia esattamente che cos'è. Non gli interessa minimamente metterti al tuo agio di fronte a questo oggetto ed è perfettamente quello che è questo oggetto. Lamentation of the Flaming Princess ha un sottotitolo preciso. Weird, scusatemi il mio inglese, perdonatemi tantissimo, Weird Fantasy Roleplaying, ok? Cosa c'è qui di strambo, di strano, di alienante? Niente, in questo manuale niente. Questo manuale è un mattone, un piccolo supporto fisico, una vera e propria pietra miliare, esattamente una chiave di volta, che serve per sostenere un'enormità di un mondo di manuali, di cui sicuramente vi parlerò perché sono troppo belli, li leggo di continuo, voglio raccontarvi qualcosa. Che in realtà comprendono tutto quello che può essere di strambo e alienante che i giocatori incontreranno durante le loro avventure. Questo è semplicemente il mattone, il pezzo duro che permette di creare i personaggi. Parliamo rapidamente di regole, ma penso che le sappiate fondamentalmente, o se non le sapete ve le dico, ma sono molto molto semplici. È un sistema praticamente in puro retroclone di D&D, utilizza le sei caratteristiche base con i modificatori punitivi. Perché se non mi sbaglio sono in scala di 3, ora controllo, non vorrei dischiarate. Sì, sono in scala fondamentalmente 3, quindi i modificatori sono difficili da raggiungere, le caratteristiche devono essere molto alte per avere qualcosa. Attacco tiro per colpire, classe di difficoltà sul D20, niente di più e tiri salvezza. Classico tiro salvezza che devi fare pari superiore per riuscire a superarlo. Semplicissimo. Quindi, fondamentalmente, se ti trovi, come dicevo l'altra sessione di ieri sera, ti trovi su un palco e tu un tratto le persone sotto di te, prese dalla rabbia perché non sta avvenendo come loro vorrebbero, ti fanno una tempesta di pomodori, puoi fare un tiro salvezza contro soffio. Fondamentalmente, l'idea è la stessa: evitare di essere ma completamente macchiato e semidistrutto dai pomodori. Stessa maniera potrebbe essere una salva di proiettili. Sì, proiettili, perché in questo gioco ci sono i proiettili. È ambientato diciamo, in una specie di medioevo modificato, età 1600-1700, per darvi un'idea, e di fatto flintlock, match gun, cioè pistole con lo stoppino, pistole con la pietrafocaia, blunderbuss ci sono. Le loro regole sono aggiunte nella parte finale del manuale. Sono particolari, sono anche interessanti, perché introducono qualcosa di diverso dal solito. Con una certa definizione, tutti i mismatch sono un po' più complicate rispetto al resto, perché il resto è veramente super semplice. Tiri per colpire, il classico danno, pochi punti vita. Tanto per darvi un'idea, chi di voi gioca a D&D sa che il tiro per colpire avanza con l'avanzare dei personaggi, qui no. Il tiro per colpire è o 0 o 1. Fine. Solo il guerriero porta avanti il
il tiro per colpire che gli migliora di livello in livello, per gli altri no. Gli incantesimi, quasi tutti gli incantesimi di danno sono scomparsi, ci cioè sono solamente incantesimi di supporto di tutti i tipi, tra cui uno bellissimo Bookspeak che uso sempre nelle varie avventure. Comunque ci sono tantissimi incantesimi di supporto, è più difficile fare la magia, è più difficile creare gli oggetti, si guarisce peggio, di fatto è stato reso ancora più complicato, ancora più difficile, ancora più duro. Questo perché? Perché fondamentalmente vuole creare un livello di gioco dove il mondo è in una minaccia. Non solo, se guardate le avventure, le ho lette tante, un po' l'avversario di base non è, sono quasi mai mostri. I mostri sono sempre pochi, molto strani, estremamente orrorifici, giganteschi e devastanti. Molto più facile trovare come avversario esseri umani o deviazioni dell'essere umano, strane creature mutate, persone malate, tutto quello che può essere la parte mostruosa dell'uomo che poi è stata rappresentata in un PNG. Questo fondamentalmente è la visione omnisumma di Lamentation of the Flame Princess. Quindi, semplice manuale, semplice le regole OSR, scaricabili gratuitamente senza le grafiche dal sito, in realtà una base per poi buttarsi nel mondo delle avventure e delle possibilità infinite che questo sistema presenta, che poi vi racconterò sicuramente. In ogni caso, se avete l'occasione, andateci a dare un'occhiata, scaricatevi il file e guardatelo, perché anche semplicemente come punto di riferimento storico su come funzionava o come veniva visto il gioco di ruolo nella fine degli anni 70, inizio degli anni 80, che in questo gioco si vede molto bene, perché è letteralmente un pezzo estrapolato, sgrassato e rimesso all'interno, vi dà un'idea di un gioco di ruolo molto diverso, molto aperto all'interpretazione da parte del master delle situazioni. Sarà lui a dirimere qual è il tiro giusto per risolvere una situazione. C'è molto spesso l'appoggio al master per una scelta delle regole corrette o per la creazione al momento di una scelta di una regola adatta per risolvere una situazione. Anche solamente scegliere quali sono i tiri salvezza corretti, scegliere qual è il tiro giusto per risolvere una prova, è tutto quanto portato al master. Una delle cose più particolari che mi piace moltissimo e vi racconto rapidamente è un pezzo della scheda, e poi non vi sto a fare troppo lungo. La scheda ha, rispetto al vecchio sistema, due grosse innovazioni. La prima, dal punto di vista, eccole qua, le schede, si scarica facilmente, cioè le illustrazioni sono pazzesche, non ve le posso, penso di non poterle mostrare alcune, perché sono parecchio spinte e volontario, e quindi le terrò qua, però ve le farò vedere molto volentieri, potete cercarle online, le trovate. Quello che te volevo dire sono due cose. Uno, le skill. Ci sono alcune abilità particolari che possono essere tipo cercare, nascondersi, lo sneak attack, ok, non esistono i ladri, qui si chiamano specialisti, ma non è l'unico. Anche le conoscenze molto specifiche, come possono essere le conoscenze di costruzione e architettura, ecco, tutte queste cose hanno un dado, hanno un dado 6 rappresentato, vedete? Piccolo piccolo, eccoli qua. Ecco, fondamentalmente tutti i personaggi hanno un punto, ovvero un pallino annerito di questo di 6. Quando vogliono fare quella prova tirano un dado, se fanno 1 su 1, 6, ci riescono. Lo specialista è l'unico che può investirci, che può spendere i punti in queste e migliorare alcune delle sue caratteristiche, cercare meglio, nascondersi meglio, e quindi di fatto essere capace di fare cose che gli altri non sanno fare, ma in modo specialistico. Ecco perché il suo nome. La seconda cosa molto carina è l'ingombro. Il gioco non si mette a fare il conteggio dei pesi, come invece veniva in altri GDR, Advance un esempio, e passa invece direttamente a un sistema di numeri di oggetti. Praticamente in base a quanti oggetti possiedi nella scheda comincia a salire il tuo valore di ingombro, in base a che tipo di armatura aumenta il tuo valore di ingombro. Quando arrivi a certi punti comincia ad abbassarsi la velocità con cui ti muovi, ti sposti, riesci a viaggiare di giorno, insomma ti dà tutta una serie di difficoltà data dal fatto che hai un peso sulla schiena. Esempio il nano, l'approccio che ha il nano per esempio è proprio quello di poter portare più cose. Grazie, argomento importante. Nano, elfo, halfling non sono razze ma sono classi in questo gioco, come vi dicevo. Te quando crei il personaggio sceglierai di essere un guerriero, uno specialista, un utilizzatore di magia, un chierico oppure un halfling, un nano o un elfo, basta. Non c'è una reale distinzione tra incantesimi, gli elfi possono lanciare le magie,
La cosa più importante è che queste razze hanno un minuscolo background di una paginetta per darvi un'idea vaga, e poi tutto il resto è lasciato al master. Infatti il gioco non ha un setting, non c'è un'ambientazione qui dentro. C'è semplicemente alcuni toni che appaiono. Se ci sono i flintlock, fa capire che più o meno è ambientato nel 1600-1700. O comunque l'ha sempre, lo dice chiaramente Raggi, una pagina, l'ha sempre pensato in quell'ambientazione. Altra maniera, altro discorso, le razze hanno, o meglio, le classi razze hanno una idea di come andrebbero giocate. I nani sono una razza morente, gli alfing amano comunque la loro vita privata, gli elfi hanno un'affinità con la magia, dà dei punti, ma parte dal presupposto che sono pochi, rari, completamente legati al setting, non sempre utilizzati, e quindi lascia completamente la palla al master a dire fai te. Fai te come li vuoi, anche perché i setting che puoi giocare in questo gioco sono i più disparati. Ho visto l'avventura durante la peste in un'Europa, in una Polonia, ho visto avventure su isole sconosciute o fortezze volanti o fabbrica di cioccolato o paesi nordici coperti di ghiaccio o non so quant'altra roba, viaggi interdimensionali, di tutto ho visto. Puoi giocare di tutto in questa ambientazione, proprio perché è estremamente semplice. Beh, direi che è tutto quanto in realtà. Dateci un'occhiata, scaricatelo, guardatevelo, ve lo consiglio vivamente. E poi ci rivedrò sicuramente, perché ho alcune tipo Veins of the Heart che l'ho qui nel cuore, che pulsa nel suo nero profondo, che io adoro drammaticamente. Ve lo racconterò sicuramente, ma non è l'unico, sto leggendo altri. Sono appena arrivate le novità, le sto letteralmente divorando, e proprio per questo ho detto. Farò questo piccolo video, vi racconto questo qui, la cabase, e poi adesso vi racconto tutti, ragazzi. Ok, grazie, ciao, ci vediamo alla prossima. Leggetelo, va bene. Ciao!